pagato il funerale di mio nonno emettendo un assegno di 4.000 euro ed utilizzando un vecchio blocchetto del 2003. E vuol dire che sopra non c'era la scritta non trasferibile come su tutti quelli stampati dopo il 2007. E così a Gianluigi è arrivata una maxi multa ancora da quantificare tra i 3 e i 50.000 euro, perché non trasferibile è dicitura obbligatoria per la legge antiriciclaggio. Oltre alla fattura delle onoranze funebri, questa è la fattura delle onoranze funebri, a scanso di equivoci ho portato anche il certificato di morte di nonno. Eppure non basta, due multe uguali per lui che ha staccato e per le onoranze funebri che hanno incassato, con una possibilità, l'oblazione, scucire subito 6.000 euro e metterci una pietra sopra. Se io decido di non esercitare l'oblazione a 6.000 euro... La sanzione va da 3.000 a 50.000 euro, quindi quanto sarà la sanzione? Meno dell'oblazione o più dell'oblazione? Non si sa. Certo è che potrebbe essere più alta della cifra sull'assegno incriminato e come lui altre migliaia di persone, perché questi vecchi libretti sono ancora in circolazione. Se la legge non la conosci, non è la banca che ti informa. Adesso pare che il Ministero dell'Economia voglia fare un passo indietro, ancora però non si sa come né di quanto. Cioè, mi devo difendere dallo Stato? Io con il riciclaggio non c'entro nulla, ripeto... Il funerale l'ho pagato.